Buonasera a tutti, è un po' che mancavamo, ci siete mancati di tanto, vero Marco? Sì, tantissimo. Solo che ci siamo dovuti assestare, abbiamo trovato una casa, abbiamo comprato una macchina e finalmente adesso iniziamo a vivere e quindi iniziamo a fare di nuovo tante video ricette. Solo per voi, grande. Adesso vi faremo vedere una ricetta molto semplice, ovvero un polpo arrostito su una schiacciata di patate alla romana e paprika. Il polpo basterà lessarlo in una pentola con l'acqua, ricordatevi che ogni mezzo chilo di polpo equivale a 15 minuti di cottura, quindi questo polpo pesa un chilo e l'ho fatto cuocere appunto mezz'ora. Una volta cotto ho coperto la pentola con il coperchio e l'ho lasciato un'altra mezz'ora nella sua acqua. Dopodiché l'ho freddato con il ghiaccio, o al ristorante con l'abbattitore, però a casa buttate un po' di ghiaccio sul polpo e lo fate freddare subito. Per la schiacciata di patate invece è molto semplice, lessate le patate in un'altra padella, mettete scalogno, olio, fate rosolare lo scalogno, mettete dei pomodorini tagliati a pezzettini, quando si appassiscono andate ad aggiungere le patate, un po' di origano e il gioco è fatto. Vi ricordo che se volete seguire il backstage della nostra cucina e un po' la vita che facciamo qui, mi trovate su Instagram come chef Davide Nanni. Mentre Marco ultimerà appunto la ricetta, io comincerò a formare con la schiacciata di patate le quenelle. Ne farò tre. E porrò sul piatto. Vai Marco. Vedete il polpo? Quando comincia a prendere questo colore, ovvero il sapore di arrostito, è pronto. Aggiungete un pizzichino leggero di sale e andrete ad impiattare. Lo taglierò in tre parti e lo andrò a disporre sul piatto. Questa volta lascerò concludere il piatto a Marco. Adesso andrò ad aggiungere leggermente un po' di green mix, un goccio d'olio e infine una spolverata appunto di paprika. Piatto semplice e veloce. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Lo chef Davide vi saluta, Marco anche. Alla prossima video ricetta. Alla prossima.